Ciao, io sono Enrico e in questo video ti voglio presentare una mia invenzione per un nuovo tipo di sceratrice solare. Si chiama sceratrice solare ad aria calda e funziona in modo un po' alternativo rispetto alle classiche sceratrici solari che si trovano in commercio. Quest'idea e questo progetto originale nasce con l'intento di ottimizzare alcune caratteristiche delle sceratrici solari. Andiamo a vedere quali. Le sceratrici solari hanno tre caratteristiche che dipendono dalla dimensione dell'oggetto: la capacità di carico, quindi il numero di telaini che può contenere, le dimensioni e il peso e ovviamente il prezzo. Quindi, sceratrici solari molto grandi potranno contenere un elevato numero di telaini e saranno anche parecchio pesanti e ingombranti e avranno un prezzo parecchio elevato, mentre quelle più piccoline contengono uno o due telaini, sono abbastanza maneggevoli con un prezzo relativamente abbordabile. La sceratrice solare ad aria calda invece nasce con l'intento di riassumere un po' queste tre proprietà, quindi vuole avere un'elevata capacità di carico di telaini, un peso e dimensioni veramente minime e un prezzo molto molto basso. Andiamo a vedere com'è fatta. La sceratrice solare ad aria calda è composta da tre pezzi: un collettore solare, la scatola che contiene i telaini e la vasca di raccolta della cera. Tutti questi tre pezzi derivano da pezzi di arnie e sono stati riciclati e riadattati per lo scopo. Quindi, con un minimo di competenza costruttiva e un basso costo, si può avere un oggetto pienamente funzionante ed efficiente. La vasca di raccolta della cera deriva da un nutritore a tetto. È stata completamente isolata con un pannello termoriflettente e poi coperta con un foglio al teflon. Inoltre è presente una grata che permette di filtrare la cera che arriva dall'alto e tutti i suoi derivati. La scatola dei telaini è in realtà un nido di un'arnia. È stata anche questa completamente ricoperta con dell'isolante termoriflettente. Inoltre è presente anche qua un foglio di teflon che permette, una volta inclinata, la cera di scivolare nella vasca di raccolta. In questo caso questa è in plastica, però si possono usare anche tranquillamente quelle in legno. Il motore di tutto il sistema è il pannello solare aerotermico, ovvero un collettore solare che attraverso una ventola fa circolare l'aria nella scatola e nel pannello, che grazie al sole si riscalda e quindi può riscaldare i telaini e la cera che sono all'interno della sceratrice. Visto che oggi è una bella giornata di sole, andremo a provare e a testare un po' la sceratrice utilizzando quattro telaini di cera che sono parecchio rovinati dalla tarma della cera. La temperatura all'interno della sceratrice sarà monitorata da due termometri, uno che è stato messo giusto al di sotto della ventola e il secondo che è stato messo nella parte bassa della sceratrice dove verrà raccolta la cera. Un terzo termometro sarà esterno, misurerà la temperatura dell'ambiente. Sono Adesso le le 11:39 del 1º maggio 2022, la sceratrice è stata messa al sole, abbiamo già che la temperatura sotto la ventola segna 29 gradi e 8, la temperatura della cera segna 23 gradi e 4, mentre la temperatura esterna, quindi dell'ambiente, è 20 gradi e 8. Ora sono le 2, sono le 14, vediamo la temperatura che esce dalla ventola è di 70 gradi, la temperatura nella vasca di raccolta cera è 60 gradi, quindi in media dentro possiamo dire ci sono circa 65 gradi, che è la temperatura a cui fonde la cera. Bene, sono le 3:30. Allora, temperatura in uscita da ventola sono 77 gradi 8. Temperatura all'interno della vasca a cera sono 66 gradi, temperatura ambiente sono 24 gradi e mezzo. Sono le 5 e mezza, sono quasi 6 ore che sta andando. Allora, la temperatura di output della ventola 73 gradi, sempre altina. La temperatura all'interno della vasca di raccolta a cera è di 64 gradi, la temperatura esterna è di 24 gradi. Direi che è andata abbastanza, assumiamo ormai che la cera sia completamente sciolta e adesso apriamo la sceratrice e vediamo com'è la situazione. Bene, proviamo ad aprire la sceratrice, rimuoviamo prima il pannello solare. Allora,
Vediamo. Poi i telaini all'interno sembrano sciolti, questo laterale si è completamente sciolto, sono rimasti i residui, qualcosa è sul fondo, bloccato dal filtro, è rimasta un po' di cera in fondo, adesso proviamo a rimuovere i telaini, proviamo a rimuovere la scatola e vedere com'è la cera sotto che abbiamo raccolto. Allora, dobbiamo rimuovere la griglia e anche il cavo della sonda. E qua c'è la nostra cera. Bene, proviamo a misurare il peso della cera estratta dai quattro telaini. Allora, questa è la cera che è stata raccolta nella vasca. Accendiamo la bilancia. Grammi, con un po' di miele. 250 grammi di cera raccolta. Beh, dai, non male. Bene, direi che il primo esperimento, il test della sceatrice solare ad aria calda, ha dato buoni risultati. Siamo riusciti a sciogliere ben quattro telaini contemporaneamente. Temperature interne sempre state molto elevate e c'è sicuramente qualcosa da modificare per quanto riguarda la vasca di raccolta della cera. E ti farò vedere dei nuovi video prossimamente, quindi se questo ti è piaciuto, metti un like, iscriviti alla pagina e lasciami pure qualche commento o domanda se hai dei dubbi o delle curiosità, proverò a risponderti. Alla prossima e al prossimo video. Ciao!